Da questa bellissima sala di degustazione possiamo vedere le colline della Tregenta. Già vediamo il colore biondo dei campi, siamo a giugno e un po' questo colore lo ritroviamo proprio nel primo aspetto visivo di questa degustazione. Il colore è molto intenso, è un giallo pallerino carico. Possiamo anche notare che ha comunque una punta di freschezza, di un verdolino. Stiamo degustando l'annata 2014 e la consistenza di questo vino è abbastanza consistente. Siamo su un 13,5 gradi di alcol volume. Al naso si presenta subito intenso, molto fresco, avvolgente, un aroma caldo. La qualità è certamente fine e le componenti sono sia aromi primari che secondari, perché ci colpisce la morbidezza e la suadenza di questo profumo fruttato, frutta esotica, frutta matura, frutta polpa gialla. Però spicca e dà una nota, diciamo, di eleganza anche la nota vegetale, in una, con una punta di timo e di erbe mediterranee che sollevano appunto e rendono complesso l'aspetto olfattivo di questo vino. In bocca ci accoglie subito una buona morbidezza e un'avvolgenza. È un vino abbastanza caldo, è un vino secco. È un vino morbido, è un vino che ha un buon equilibrio anche con la sua componente acida, che arriva a rinfrescarci il palato dopo quella nota avvolgente iniziale di morbidezza. Un'acidità, una freschezza e una buona sapidità. Noi vi consigliamo di abbinarlo ai vostri aperitivi, ai vostri antipasti di mare, a una freschezza di un prosciutto e melone. Sicuramente avrete modo di assaggiarlo durante l'estate e per cui vi vogliamo salutare da Senorbì con Tissa della Cantina Tregenta.